Monsignor Giovanni Intini si è insediato ufficialmente alla guida dell'Arcidiocesi di Brindisi-Ostuni. La cerimonia si è svolta in una cattedrale gremita alla presenza delle massime autorità territoriali, civili, militari e religiose, presenti i vescovi pugliesi, fra cui l'alto prelato brindisino Giuseppe Satriano, Rocco Talucci, i sindaci del territorio che ricadono nell'Arcidiocesi e i fedeli di Tricarico, sede di provenienza di Monsignor Intini. Il Signore Gesù, che ci invita alla messa della parola e dell'Eucaristia, ci chiama alla conversione. Riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Un'ordinanza con una serie di provvedimenti relativi alla viabilità delle vie del centro aveva previsto un piano che garantisse il normale svolgimento delle celebrazioni. Gli impegni per il nuovo arcivescovo erano iniziati nella mattina con una giornata densa di impegni che hanno contribuito a generare commozione nel nuovo capo della Chiesa Brindisina, ma allo stesso tempo di prendere coscienza dei tanti problemi che d'ora in avanti dovrà affrontare. Il primo appuntamento nella casa circondariale in via Appia, dove Monsignor Intini ha incontrato i detenuti, un momento toccante di grande umanità. Successivamente l'incontro con la città e la stampa prima della cerimonia in cattedrale che ha chiuso la giornata. Conoscere il territorio come chiesa di Dio, facendo il meglio e intercettando i bisogni sociali, queste le parole dell'arcivescovo che indicano la strada che percorrerà il suo ministero pastorale.